Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Chi di voi mi conosce sa della mia passione per Warhammer Underworlds, oramai giunto alla sua terza stagione. La particolarità di questa stagione sta nel fatto che ci si è spostati da Shadespire e Nightvault, quindi dal reame di Shaish, a Gur, il reame delle bestie. Quindi, il video di oggi è dedicato a tutti quelli che stanno dipingendo qualcosa di bestiale, che siano i nuovi uomini bestia di Underworlds piuttosto che dei lupi siderali o le Untamed Beast di Warcry, perché oggi vi spiego come dipingere la pelliccia. Quindi, in barba alla feta, iniziamo! Bene, questa è la testa di Rhinox che utilizzerò per mostrarvi come dipingere la pelliccia. Due parole sul primer prima di iniziare. Visto che utilizzerò i contrast e nello specifico saranno dei marroni caldi, ho scelto come primer il Wraithbone, quindi fra i due primer appositi per i contrast, quello un pochino più caldo. La prima cosa da fare a questo punto è applicare il primo contrast, che sarà il Gore Grunt Fur. Mi raccomando, quando utilizzate questi colori, agitate sempre bene e a lungo la boccetta. In questo caso non devo fare un lavoro di fino, quindi applico il Gore Grunt Fur su tutta la superficie della miniatura. Quando si usano i contrast, di fatto non ci sono tantissime accortezze da avere, come vi avevo detto nella mia video recensione. L'unica cosa che c'è da tenere a mente è, essendo colori molto molto fluidi, tendono a depositarsi un pochino, quindi a creare il cosiddetto pooling. Cosa si può fare per evitare questo effetto? Magari, per evitare che il colore per gravità scenda troppo sulle parti inferiori del modello, tenere la parte che stiamo dipingendo orizzontale, di modo tale che possa distribuirsi più uniformemente. Ora che il Gore Grunt Fur è asciutto, vedete che il contrast ha già fatto il suo effetto, quindi ha lasciato i recessi con più colore e più scuri, mentre le parti in rilievo sono risultate più chiare. Quello che farò adesso però è creare una sorta di pattern, diciamo così, per rendere visivamente più interessante la pelliccia, utilizzando un secondo colore, che sarà il Wildwood. In questo caso applicherò delle righe verticali che vanno dal dorso, diciamo così, dalla parte superiore della testa, a scendere verso la parte inferiore. Non devono essere regolari, quindi è semplicemente una sorta di, chiamiamola decorazione, anche se non è la parola giusta, per spezzare un pochino l'uniformità del primo colore. Un altro consiglio che posso darvi quando utilizzate i contrast è utilizzare, dato che in pratica si lavora al contrario, quindi anziché creare un tono medio e poi scurire e schiarire, con i contrast è meglio utilizzare prima i colori chiari e poi andare a creare texture, pattern o semplicemente ombre con i colori più scuri dopo. Una volta asciugato il Wildwood, vedete che solo queste tre righe danno un effetto totalmente diverso. Quello che facciamo adesso è, considerata la superficie molto texturizzata della pelliccia, è applicare un colore più chiaro che possa andare bene per entrambe le tinte che abbiamo usato ora, quindi sia per il Gore Grunt che per il Wildwood, e applicherò lo Zandri Dust con la tecnica del pennello asciutto. Ecco, io qui sto usando il dry brush. Tecnica
famigerata più che famosa, diciamo così. Mi raccomando, il dry utilizzatelo solo ed esclusivamente su superfici texturizzate, quindi pelliccia o simili. Non fatelo su una Power Armor di uno Space Marine che è liscia come un uovo. Mi raccomando, per favore, per favore. E questa, una volta terminata l'applicazione graduale del dry brush, è la nostra pelliccia eseguita con la tecnica del pennello asciutto. E qui c'è un twist. Perché? Voi pensate che il video sia finito? Invece no. Ho deciso questa volta, magari fatemi sapere se vi può interessare anche con un commento qui sotto, di fare una sorta di doppia versione di un dettaglio o di una tecnica. Visto che comunque la pittura contrast viene promossa da GV come una pittura battle ready, ho deciso di mostrarvi come dipingere un pezzo battle ready, che è quello che avete appena visto, e come dipingere la stessa zona, la stessa tipologia di materiale, diciamo così, con la tecnica canonica, quindi con il metodo classic. Quindi andate avanti a guardare il video perché non è finita qui. Ho qui pronta un'altra mezza testa di Rhinox, che ho preparato sempre con gli stessi colori di prima, quindi col Gore Granta Fur prima e le striature di Wildwood poi, e ora vi farò vedere come lumeggiare la pelliccia utilizzando le tecniche canoniche, quindi non utilizzando il pennello asciutto, quindi non più battle ready ma diciamo un normale livello da gioco. Utilizzo comunque lo stesso colore di prima, quello che ho usato per lumeggiature, ovvero lo Zandri Dust. La differenza però è che non lo applico a pennello asciutto, quindi non mi serve il colore secco, così preso dalla boccetta, ma aggiungo un discreto quantitativo d'acqua, perché adesso andrò a riprendere ogni singolo ciuffo e lo lumeggerò con questo colore. Io qui vi sto facendo vedere come dipingere una pelliccia con dei marroni, ma ovviamente potete usare i colori che volete. Per esempio, se volete fare una pelliccia più sui toni del grigio o del nero, potete usare il Basilicanum Grey come primo colore, creare dei pattern, dei motivi con il Black Templar e poi lumeggiare con l'Astronomican Grey. Questo per fare un esempio. E questo è il risultato dopo la rifinitura, diciamo così, a profilatura normale con lo Zandri Dust. Quello che si può fare adesso è passaggio facoltativo, perché già vedete che rispetto a prima il risultato è molto più pulito se confrontato al dry brush di prima. E come dicevo appunto, la cosa che si può fare adesso è fare assolutamente facoltativo un secondo passaggio di colore con un colore più chiaro, lo Chab Tibon, limitando però l'area di applicazione della lumeggiatura. Quindi se prima con lo Zandri abbiamo ripassato tutta la lunghezza del pelo, adesso lo faremo solo sulla seconda metà, diciamo così, sulla parte più esterna. E questa è la pelliccia Classic Method, per usare un termine GV style, terminata. Quindi un metodo un pochino più lungo, un pochino più laborioso, ma che rende decisamente bene.
Bene, questa è la pelliccia dipinta sia contrast sia classic. Come al solito, se il video vi è piaciuto, avete richieste, pareri, suggerimenti, volete vedere altre cose con i contrast, volete vedere altre cose con i colori normali, qualunque cosa, lasciate un commento qui sotto, cliccate sulla campanellina per ricevere notifiche su ogni nostro video, seguiteci su Facebook, su Instagram e come al solito, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.